C'era una volta, tanto tempo fa, una bambina di nome Bianca e un bambino di nome Jonathan. Bianca era una giovane principessa, mentre Jonathan era figlio di contadini. I due erano amici per la pelle. Passarono gli anni e la loro amicizia diventò sempre più profonda, fino a che nacque l'amore. I due misero un cuore di legno, con scritto il loro nome, dentro a un tronco di un vecchio albero, segno che il loro amore era puro e sincero. Ma purtroppo gli strani eventi stavano accadendo attorno al regno. Il re non riusciva più a garantire il lavoro al proprio popolo e i soldi per nuovi investimenti scarseggiavano. Il re ordinò un'assemblea urgente con i suoi consiglieri e dopo una riunione di oltre 3 ore si trovò un'intesa. La principessa doveva andare in sposa a un giovane principe di un altro regno, così si poteva garantire una fusione e portare soldi e investimenti per il popolo. Centinaia e centinaia di principi erano arrivati a fare la corte alla giovane principessa, ma lei no, voleva solo Jonathan. Allora il re, su tutte le furie, le chiuse dentro alla sua camera per 2 settimane. Nel frattempo, il re scelse lui il principe da dare sposa e scelse il principe più bello, più ricco di tutti i regni dei regni e decretò le nozze entro la fine del mese. Jonathan, appena seppe la notizia, salutò i genitori e se ne andò via di casa piangendo e si diresse verso una foresta, soprannominata la Foresta Nera. Ci furono le nozze e Bianca fu data in sposa al bel principe. Fu una cerimonia del secolo. Tutti erano contenti e felici, tranne la giovane principessa. Passarono i mesi e il regno, invece di prosperare, andava in male in peggio. Il principe fece rinchiudere il re e la regina dentro una torre e impose delle super tasse al popolo. E li fece a sua volta schiavi fino a ridurli in povertà e fece incatenare e rinchiudere la principessa dentro la propria stanza matrimoniale. In realtà il giovane principe bello era un demone con un incantesimo che si impadronì con la forza di tutti i regni del vicinato e stava facendo la stessa cosa con il regno del re e di Bianca. Il suo esercito era fatto di trolls e con inganno si trasformò in un principe, ma non riuscì mai a conquistare la foresta nera. Jonathan, ormai da mesi solo isolato da tutti, era sempre più triste ed era ignaro di tutto quello che stava accadendo. Ormai dentro alla foresta si sentiva protetto e amato. Ma durante la notte, luna piena, sentì gli alberi parlare. Jonathan si spaventò e voleva scappare. Gli alberi lo bloccarono. Gli alberi gli parlarono. Jonathan, siamo gli alberi della foresta nera. Ci chiamano così perché gli uomini guardano solo con gli occhi, ma non col cuore. Noi siamo i maghi della foresta, le fate della natura. Per centinaia e centinaia di anni abbiamo protetto il regno, ma il re, sapendo che parlevamo, ci ha maledetto, nonostante che l'avevamo protetto da un malvagio demone. Era quel demone da lui visto come un salvatore, ora sta portando tutto il regno nelle tenebre. Jonathan era sempre più sconvolto e un pensiero gli venne in mente, la sua amata principessa e gli alberi. Jonathan, sappiamo cosa stai pensando. Il nostro bisnonno durante questi anni ha tenuto da conto il cuore di legno con scritti i vostri nomi.
Jonathan, e io cosa posso fare? Sono solo un semplice contadino. E gli alberi? Non devi guardare con gli occhi, ma col cuore. Non fare lo stesso errore del re e dei uomini. Sono anni e anni che noi aspettavamo un giovane e che la leggenda si avverasse. E Jonathan, che leggenda? E gli alberi? La leggenda della foresta nera e della maledizione del re. Jonathan non riuscì a capire, fino a quando tutti gli alberi si trasformarono in maghi e fate. Aveva un esercito e lui era il condottiero. E Jonathan, sempre più pensieroso. Non sono io l'uomo giusto. E poi non ho neanche un'armatura. Allora i maghi e le fate, con un incantesimo, gli fecero un'armatura completa, con scudo e spada. E gli gridarono: Ora siamo pronti, nostro messia, ai tuoi ordini. E Jonathan, andiamo a riconquistare la pace e la luce del regno. Una volta arrivati alle porte del castello, vide uomini, donne e bambini per strada a chiedere l'elemosina. Tutto il paesaggio era grigio e nero, le tenebre erano ovunque. E Jonathan urlò al suo esercito: Avanti! Si entrò in battaglia che durò per giorni e giorni, ma alla fine i maghi e le fate riuscirono a sconfiggere l'esercito dei troll. Jonathan e il suo esercito magico arrivarono dentro alla stanza reale dove c'era il demone, il quale, quel sacro matrimonio di sangue reale, aveva raddoppiato i propri poteri e sconfisse l'esercito di Jonathan e a sua volta rifece un esercito di troll con la sua magia. Il morale era aperto. Tutta quella lotta è per niente. Il demone era onnipotente. Ma Jonathan ripensò e ripensò. Guarda col cuore, non con gli occhi. Prese il cavallo più veloce, si diresse verso l'albero vecchio e tirò fuori il cuore di legno. Sono scritti i nomi di Jonathan e Bianca e risvegliò il vecchio albero. Un potente mago. Tu, mio giovane Jonathan, mi hai risvegliato col tuo amore verso la tua amata. Hai capito che un pezzo di carta non vale niente per legare due persone in un matrimonio, mentre con un tuo piccolo gesto d'amore vale più di 1.000 parole. Io ormai sono un albero vecchio, sono un mago vecchio, ma ti do in dono i miei superpoteri tramite il cuore di legno che porterai al collo come un ciondolo, super magico. Jonathan se lo mise al collo e radunò di nuovo l'esercito e dritti al castello. Con i nuovi superpoteri, Jonathan riuscì a sconfiggere il demone malvagio e riportare il sorriso in tutto il regno. Il re e la regina furono liberati, i maghi e le fate furono accolti come dei eroi e Jonathan riabbracciò il suo amore, la principessa Bianca. Passarono 2 mesi e il re cercava ancora un giovane nobile per governare il proprio regno. La principessa Bianca ritornò ancora triste e piangeva. Ma questa volta il re non volle ripetere l'errore di guardare con gli occhi, ma guardò col cuore. Ordinò subito, quel giorno stesso, le nozze di sua figlia con l'uomo che ha dato la vita per lei e per il popolo,
Jonathan. Finalmente il loro amore trionfò e Jonathan sposò la principessa Bianca. Insieme governarono con lealtà, giustizia, amore e con prosperità per più di 100 anni e vissero tutti felici e contenti.